Ecco, la dinamica di assolutizzazione del mercato segnala oggi, complice anche la spoliticizzazione a cui facevo prima riferimento, l'avvenuto raggiungimento da parte del capitalismo dell'identità in atto con il proprio concetto. Con un libero impiego delle categorie della scienza della logica di Hegel, potremmo dire che il capitale ha superato l'essere, unificazione astratta dell'umanità come individui astratti, ha superato l'essenza, la duplice contraddizione della scissione borghesia-proletariato da una parte e della coscienza infelice borghese, della coscienza di classe proletaria dall'altra. Per questa ragione il capitale può ora farsi speculativo, può rispecchiarsi ovunque in se stesso, senza coscienti contraddizioni residue che ne minaccino la riproduzione complessiva. Il capitalismo assoluto totalitario è per questo in pari tempo speculativo. Tutto diventa speculum, specchio della merce che vede riprodotta tautologicamente, ribadita sempre di nuovo se stessa. Dopo aver travolto e trascinato negli abissi le due classi precedentemente in lotta, il capitale, lungo un percorso che ci conduce dal 68 all'Unione Europea, è completamente autonomizzato, come avesse amore in corpo, diceva già Marx, citando il Faust. Ha assunto heideggerianamente la fisionomia di un'imposizione, Gestell, anonima e nichilistica, di un impianto che, prodotto dalla prassi storica umana, non è più riconosciuto come tale e può dunque svilupparsi secondo una logica nichilistica di svuotamento di ogni progetto umanistico. Senza più opposizioni interne e contrasti di alcun tipo, il capitale vincente satura ogni poro della vita sociale generale e dell'esistenza umana individuale. Metabolizza ogni stanza critica e ogni antagonismo politico e sociale. Si naturalizza. Ogni cellula della realtà e del simbolico è stata colonizzata dal capitale. Potremmo immaginare a questo proposito un'integrazione del lessico di Marx. Carlo Marx parlava di sussunzione formale, di sussunzione reale. Noi potremmo dire che oggi è avvenuta la sussunzione totale della società sotto il capitale. Ed è in questo quadro che si consuma quello che ho chiamato la rotta di classe, il passaggio alla rotta di classe. A questo proposito possiamo ben dire che il lemma precariato, da cui avevamo preso le mosse, come ricorderete ieri, che diventa l'emblema dello sradicamento, della precarizzazione di tutto, deve essere inteso secondo tre direttrici principali, che così compendio. Precariato allude anzitutto a un primo livello al lavoro precario e flessibile come nuova forma contrattuale detta atipica e in realtà sempre più destinata a diventare la norma. In secondo luogo, il precariato allude al nuovo modello di vita post-borghese e post-proletario, basato sull'instabilità e sullo sradicamento, sull'assenza dell'eticità in senso hegeliano e sull'erosione delle garanzie sociali, sull'incertezza e sulla percezione del futuro assente, sulla sdivinizzazione, come la chiamava Heidegger, e sulla desimbolizzazione. Terzo momento, il precariato allude alla nuova forma assunta dalla classe degli sfruttati, il servo, che non è più un soggetto antagonista e cosciente, ma che diventa appunto un soggetto che soffre in silenzio, che subisce la lotta di classe divenuta massacro di classe. Se la fase dialettica, allora, pur nella sua fisiologica ambiguità e nella sua conflittualità immanente, era caratterizzata dalla solidità dei legami del mondo valoriale, dal radicamento delle culture e delle identità, l'odierna fase assoluta, che propongo anche di chiamare dell'accumulazione flessibile del capitale, si contraddistingue per la liquidità, o se si preferisce per la precarietà che informa di sé ogni relazione e ogni dimensione, sia simbolica sia reale, dalle forme lavorative alle forme esistenziali, lo sradicamento a cui facevamo riferimento. Sul piano dell'eticità, tutto ciò che era solido, duraturo, stabile, si dissolve nell'aria e si riconfigura in forme precarie e transeunti, non stabilizzate, dalle identità ai legami sociali, dalle relazioni affettive alla sfera dei contratti lavorativi. I percorsi di vita, i progetti esistenziali, le forme etiche, i sentimenti ridotti a investimenti affettivi e a marketing della felicità sono in qualche modo integralmente rimodellati dal nuovo spirito precario e flessibile del tempo post-1989.
È certo vero che, come notava già sulle soglie della modernità tardo-capitalistica Simmel, la progressiva mancanza di forme è una delle cifre, delle tendenze portanti della logica capitalistica, la quale non permette a nulla di giungere a maturazione e di consolidarsi in forme stabili. Il capitalismo absolutus porta a compimento questa lotta contro le forme e contro la stabilizzazione, perché rigetta per sua essenza il principio della forma, cioè quel principio che, con le parole di Simmel, cito, è prodotto solido, idealmente inamovibile, che ha l'effetto di fissare, di irrigidire, fine citazione. Oggi la fase che chiamo dell'accumulazione flessibile del capitale è una fase che si caratterizza per la dinamizzazione integrale della vita etica, lavorativa, delle identità. Bauman parla a questo proposito di società liquida, espressione che da un certo punto di vista, come vedremo, è anche efficace, io credo, a patto che la si inquadri bene nel quadro del conflitto sociale di cui stiamo parlando e non la si assuma come categoria general generica, perché appunto l'ordine oggi dominante è quello che deve flessibilizzare tutto. Siamo passati da un capitalismo di tipo fordista, quello della stabilità degenerata poi in monotonia, in unidimensionalità, come usava dire, a un capitalismo invece flessibile, instabile, che rovescia quello fordista, ma del quale mantiene totalmente i caratteri di inautenticità, di alienazione, di reificazione. L'odierna società cinismo avanzato si caratterizza esattamente per la flessibilità e per la precarietà come stili di vita e come trionfo della libertà da ogni forma rigida, costrittiva, monotona, e sempre si omette però di specificare come queste tragedie nell'etico di hegeliana memoria producano disagi esistenziali su cui, per il resto, la precarizzazione oggi dominante si regge. Oggi il discorso dominante vince nella misura in cui riesce a presentare come una chance la precarietà, sempre rimuovendo il fatto che essa diventa una condanna per chi la patisce sulla propria carne viva. Di qui di illusoria e ingannevole libertà celebrate dalla flessibilità, che promette la possibilità di ridefinire sempre le proprie traiettorie esistenziali e lavorative, dando vita a un'identità in fieri, mai stabile, sottratta alla monotonia, come viene detta, della vita tradizionale borghese, che era appunto, come dicevamo anche ieri, un'etica della maturità, della stabilità sentimentale, lavorativa, affettiva. Scusa, prego. La domanda che ti faccio è questa. Io ho notato, conversando con ormai centinaia di persone, che c'è un'allergia alla parola dovere. Cioè la parola dovere crea subito un senso di fastidio, ecco, dimenticando che senza doveri non ci sono neppure diritti. Quindi sembra diventare una società che fa vedere dei diritti ovunque, ma che in realtà, non creando nessun tipo di dovere, ci crea una tale liquidità interna che non abbiamo nessuna, appunto, solidità di un io che ha qualche principio. E a questi punti noi siamo veramente disorientati. Questo è funzionale alla struttura del capitalismo, perché disorientati vuol dire inefficaci in qualunque resistenza. Non so se sei d'accordo. Sono molto d'accordo, perché esattamente oggi la logica è quella di rimuovere l'ambito del dovere, come dicevi tu, in generale l'ambito di ogni possibile interdizione, di ogni possibile limite. Questo è il punto fondamentale. Non deve esserci più nulla che limiti il plus valore e il plus godimento, che è la sua variante etica, no? L'etica di tipo borghese, hegeliana, era un'etica basata su un intreccio fecondo di libertà e di doveri, di diritti e di doveri, che appunto facevano parte del rapporto fra l'individuo e la comunità storica di appartenenza. Oggi invece l'individuo sradicato può tutto, perché il tutto che può è coestensivo rispetto alla logica del valore di scambio di cui è portatore. Tutto è possibile a patto che si abbia l'equivalente funzionale monetario per poterselo permettere. Ecco, qui ci sarebbe da aggiungere, a mio avviso, una cosa. Sì. I famosi valori borghesi, purtroppo, in gran parte erano valori di maschera, perché il padre era un modo davanti e dietro un altro, c'era la fedeltà dichiarata, ma sotto canto non c'era affatto fedeltà. Quindi in un certo senso il 68 è entrato con facilità dentro un sistema
Non so se questo può essere, anche citando Nietzsche, che fa vedere che la morale, insomma, l'origine della morale. Per cui anche quelli che erano cosiddetti doveri borghesi, era il dovere di essere fedele davanti, ma dietro fai quel che vuoi. Allora, queste non erano autorità vere, erano false autorità. Contro queste false autorità il 68 si è scaraventato, dimenticando che senza autorità non si vive più. E si passa dall'altra parte. Questo è un tema che... Certo, è un tema su cui bisognerebbe insistere, come la giusta critica sessantottesca rispetto a certi temi, tipo l'autoritarismo, il padre padrone, le violenze perpetrate dall'uomo alla donna nella famiglia, siano poi state declinate in forma falsa, proponendo di abbattere l'idea stessa di famiglia e quindi di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, quindi in questo modo ancora una volta il 68, a mio giudizio, ha favorito il rinsaldarsi dell'ordine che prometteva falsamente di spezzare. Ecco, in questo senso, appunto, come dicevamo, si è entrati nella fase della destabilizzazione integrale dell'etica e del mondo del lavoro. Il capitale deve distruggere ogni forma di stabilità, perché nulla deve resistere alla valorizzazione del valore, tutto deve essere perpetuamente in movimento. Come vedremo, questo è un tema fondamentale che già Marx aveva messo in luce chiaramente. E qui ancora una volta il 68 svolge un ruolo fondamentale. L'hanno recentemente mostrato molto bene anche due autori come Luc Boltanski ed Ève Chiapelot nel loro Nuovo spirito del capitalismo, 1999, dove dicono che la critica dello Stato degli anni 60 e 70, cito dal loro testo, era in qualche modo liberista senza saperlo, fine citazione. Preparava di fatto la riconfigurazione delle sinistre come organica un'internazionale che non era più quella comunista, ma quella liberal finanziaria del one world senza confini e senza barriere per il flusso delle merci e per la spietata concorrenza globale tra i lavoratori. Per questo oggi, dicono ancora Boltanski e Chiapelot, l'odierno capitalismo di estrema sinistra, è una citazione loro, stava già nascendo nel 68, mostrandosi per quello che ancora oggi è un capitalismo gauchista di estrema sinistra, che mira ad abbattere l'elemento borghese dell'autorità al quale per circa due secoli era stato in larga parte affino, con il quale comunque aveva convissuto. Ecco, nell'attuazione di una figura dialettica non prevista dalla fenomenologia dello spirito di Hegel, potremmo dire che l'internazionalismo proletario pare oggi essersi rovesciato nel cosmopolitismo classista capitalistico, secondo la parabola che dall'internazionale comunista conduce all'odierna internazionale liberal finanziaria, propria del nuovo anarcocapitalismo globalizzato, gauchista, come dicevamo prima.